tempo di pace nel centro-sinistra, il voto siciliano non sembra aver portato consiglio. Renzi ieri sera sulla 7 da Floris ha detto io non mollo e punta al 40%. Buongiorno al presidente del Partito Democratico Matteo Orfini. Buongiorno. E buongiorno a Massimo Giannini che ieri sera era lì in studio da Floris. Sì. Partiamo da qua. Il 40%. Seriamente? Come coalizione ovviamente, non il Partito Democratico da solo, visto che c'è una legge elettorale che prevede le coalizioni. Quello è l'obiettivo, perché con quel risultato si riuscirebbe a governare da soli con una coalizione appunto con cui ci si presenta alle elezioni, visto che nel Paese a quanto pare c'è una grande preoccupazione sul rischio che la sera delle elezioni non si abbia una maggioranza di governo stabile. L'unico modo per evitare questo rischio è che vinca il centrosinistra, o che vinca il centrodestra, o che vinca il Movimento 5 Stelle. Ovviamente per vincere bisogna arrivare a quella cifra e noi abbiamo il dovere di puntare a quella cifra. Ma come pensate anche di creare un'alleanza, una coalizione, visto che si sta discutendo di questo come di leadership in questi giorni, ma non pare esserci una strada che porti realmente da qualche parte ad un approdo? Ma vedremo, noi abbiamo fatto una proposta a tutti, tanto abbiamo raccolto l'appello facendo una legge elettorale che le prevede le coalizioni, almeno nei collegi uninominali evidentemente, e abbiamo messo al centro della nostra discussione un progetto per il Paese. Abbiamo fatto a Napoli una 3 giorni di conferenza programmatica dicendo quello che vogliamo fare per l'Italia, e su quello ci confrontiamo. Ora bisogna capire cosa risponderanno i nostri interlocutori, cioè se c'è la volontà di costruire un fronte comune per evitare quello che è accaduto in Sicilia, cioè la vittoria della destra, della destra direi anche peggiore, segnalo che oggi è stato arrestato, non è consigliere, sì, cioè appena eletto, non c'è un po' iniziato, esatto. Ma insomma siamo garantisti, vedremo come andrà, ma insomma è chiaro che siamo in una situazione abbastanza delicata. Se si vuole evitare appunto che a vincere sia la destra, c'è l'obbligo di provare a superare le divisioni, ovviamente non ad ogni costo, e io questo ci tengo a dirlo, perché non bisogna ricadere negli errori del passato e fare coalizioni che servono solo a vincere, perché poi quelle coalizioni devono avere anche l'ambizione di governare e quindi devono avere una loro omogeneità. Non si può pensare di fare un accrocco elettorale tanto per farlo. Cerchiamo di capire se abbiamo interlocutori, se invece ci saranno da parte dei nostri interlocutori scelte differenti e l'idea di puntare solo all'obiettivo di far vincere la destra per far vincere il Partito Democratico, e ci rivolgeremo direttamente ai loro elettori. Ti lascio la parola, una cosa solo, ma gli interlocutori intanto quali possono essere secondo voi? Beh, tutte le forze di centrosinistra, cioè quindi sia quelle che sul fronte moderato non vogliono accettare l'idea di piegarsi a un centrodestra a guida salviniana, quindi a guida populista e antisistema, e sia quelle forze che si stanno provando a riorganizzare a sinistra del Partito Democratico. Abbiamo detto chiaramente, noi non abbiamo veti nei confronti di nessuno, ovviamente abbiamo le nostre idee, i nostri progetti che non siamo disponibili a svendere in nome di un'alleanza. Però ecco, Presidente Orfini, il punto è questo, lei diceva non ripetere gli errori del passato, poi parliamo delle coalizioni, perché io qui c'è un documento importante. Bellissimo. Questi sono due appunti manoscritti dal Presidente Orfini che ci consegnò in un precedente, nell'ultimo videoforum che facemmo qui, c'è l'elenco dei partiti che composero prima l'Ulivo nel 96 e poi l'Unione foglietto nel 2006, verde Ulivo, foglietto rosso Unione. Però non ripetere gli errori del passato. Io ho l'impressione comunque che invece l'errore sistematico del passato più recente, Renzi continua a ripeterlo. Perché? Perché veniamo da una sequenza di sconfitte elettorali molto pesanti, no? Tra tornate amministrative, 69 città, comuni capoluogo nei quali si è votato in questi 2 anni e mezzo, il centrosinistra ne aveva 41, ne ha persi 25, e 3 regioni perse, no? Veneto, Sicilia e Liguria, 2 referendum persi. Ogni volta, dopo ogni sconfitta, c'è Matteo Renzi che è preda della sindrome del bunker, si chiude dentro e dice io qua sto, non mi muove nessuno, siamo pronti a fare alleanze, però un minuto dopo dice che non si smuove rispetto alle richieste che i potenziali alleati gli fanno per riaprire un discorso sui temi del mercato del lavoro, sui temi del welfare, sui temi della buona scuola, eccetera, e quindi si resta sempre lì. Quindi
Ma che meccanismo è questo? Un PD che si restringe sempre di più, si restringe sempre di più, e Renzi rimane chiuso nel bunker. Ma questo, fino a quando? Tanto lo vedremo, adesso non rifaccio al posto di Renzi il dibattito che avete gloriosamente fatto ieri sera, tra l'altro con grandi successi di audience, per i quali vi faccio i complimenti. Sulle vittorie e le sconfitte, perché abbiamo vinto più regioni di quante ne abbiamo perse, anche sui comuni, insomma ne abbiamo persi alcuni, ma ne abbiamo anche vinti altri strappandoli alla destra, feudi storici, sui comuni, non sulle regioni, su cui è positivo. E sulle elezioni vedremo come andrà le politiche, ovviamente. Il tema è il bunker, però. Sì, ma io non, onestamente non vedo questo bunker, nel senso che noi abbiamo, diciamo, affrontato questa fase anche venendo incontro a molte delle richieste che venivano da altre forze politiche, anche dall'interno del Partito Democratico. E quali, per esempio? Io, ad esempio, fare non una legge elettorale che prevede le coalizioni, cosa alla quale alcuni come me non erano favorevolissimi, come noto, visto che ne parlammo qui in quell'occasione. Proprio andando incontro alla richiesta di costruire le condizioni per riaprire il cantiere del centro-sinistra. Lei sa che i democratici e progressisti vedono quella legge elettorale come un bazooka puntato contro di loro. Ma non vedo per quale ragione, visto che... Lo sa perché. Qual è? Insomma, il tema è quello di coalizioni più o meno finte, collegi uninominali senza voto disgiunto, nei quali loro... noi abbiamo fatto una legge elettorale... Vi rovinerete gli uni con gli altri, loro presenteranno i loro candidati, voi i vostri... Se loro ritengono che questa sia la scelta, la loro scelta, andrà anche così, cioè probabilmente ci sfideremo nei collegi e noi faremo appello agli elettori di centrosinistra perché evitino... No, perché io credo che un elettore di centrosinistra, quando nel collegio si trova Giorgia Meloni, un candidato del Partito Democratico che può battere Giorgia Meloni, un candidato di un'eventuale lista di sinistra che rischia solo di far perdere quello del PD e far vincere Giorgia Meloni, voterà quello del Partito Democratico. È già successo tante volte nella storia di questo paese. Noi non vogliamo questo. Quel vento di destra che spira? Siamo sicuri di questo? Ce la giochiamo, vediamo. Ragioneremo anche su... Poi parleremo del vento del presunto vento di destra, però vediamo. Presunto, dice. Presunto, dice. La destra si è riorganizzata e quindi si è riorganizzata e si è alleata. Io credo che quell'alleanza elettorale che loro hanno fatto, nel momento in cui si andrà a parlare in campagna elettorale del paese, mostrerà anche le sue contraddizioni. Ripeto, mette insieme, diciamo, le forze che in Europa si ispirano a Le Pen e quelle che si ispirano alla Merkel, che in Europa sono... Però almeno le mettono insieme, voi neanche voi lo fate. Mettono insieme una roba che non sta insieme in nessun paese d'Europa, perché poi quando si parla di una sfida di governo devono dire come governano e non sono d'accordo con nulla, siccome gli elettori non sono scemi, nel momento in cui entreremo e discuteremo di merito e delle proposte politiche del paese, non di... coalizioni e leggi elettorali, queste contraddizioni emergeranno. Io non so se l'elettorato moderato italiano che si riconosce in Forza Italia abbia piacere a farsi guidare da Salvini. Oggi quella è una coalizione guidata da Salvini e da Giorgia Meloni, che sono di più di Forza Italia. I moderati italiani vogliono stare sotto il giogo di Salvini e di Giorgia Meloni? Ne dubito, parlo degli elettori, non del ceto politico. Però non vogliono stare neanche con voi, perché l'obiettivo di Renzi era quello di prendere l'elettorato moderato a Berlusconi. Fallito. Ma non è mai stato esattamente questo l'obiettivo. L'obiettivo del Partito Democratico, non di Renzi, è di esprimere la sua vocazione maggioritaria e convincere il paese in un progetto di cambiamento. In alcune fasi ci siamo riusciti meglio, in altre peggio, vedremo alle elezioni. Però, appunto, con la sinistra noi abbiamo... raccolto il loro iniziale appello a un dialogo, ma pensate cosa è successo in Sicilia, perché quello che è accaduto in Sicilia è emblematico. Noi andiamo alle elezioni, alle amministrative a Palermo, vinciamo il comune di Palermo con un'alleanza che tiene insieme MDP e Alfano, c'erano tutti intorno alla figura di Luca Orlando. Il giorno dopo quella vittoria MDP, Sinistra e tanti altri ci chiedono, Sinistra Italiana, ci chiedono di seguire il modello Palermo, cioè di fare un'alleanza larga di centrosinistra e una candidatura civica. Noi gli diamo retta, proprio perché non è vero che c'è il bunker, non è vero perché abbiamo cercato di mantenere questo impianto. A quel punto, nel momento in cui noi gli diciamo di sì, Alfano, che non era un problema alle amministrative di Palermo, lo diventa alle elezioni regionali. Ma perché cosa cambia? Cambia che evidentemente in quella fase la scelta
di MDP, di Sinistra Italiana e di altri, non era quella di dare un governo di centrosinistra alla regione siciliana, ma di provare a indebolire il Partito Democratico. Ma voi oggettivamente avete difesa la candidatura di Micari? Il Partito Democratico l'ha difesa? Renzi non è andato negli ultimi giorni di campagna. È andato l'ultima settimana, 10 giorni della campagna elettorale a Catania, ci siamo andati tutti, ho fatto 5 province. In Sicilia per la campagna elettorale, ci sono stati tutti i principali ministri e leader del Partito Democratico, abbiamo combattuto, abbiamo perso obiettivamente, peraltro abbiamo perso prendendo gli stessi voti dell'altra volta come Partito Democratico, quindi il risultato del PD in però quanto tanti voti sono andati a Cancelleri e ai 5 Stelle. Ma perché che è successo negli ultimi giorni di campagna elettorale nella percezione obiettivamente realistica della polarizzazione tra Cancelleri e Musumeci sulla vittoria, molti hanno comunque votato il centrosinistra, voto disgiunto, no? E hanno votato però il presidente e di un altro partito perché la sfida era percepita a due. Se voi guardate i voti di lista, i voti del centrosinistra, cioè della nostra coalizione, e quelli del Movimento 5 Stelle sono più o meno uguali. Non è che c'è questo distacco, c'è lo stacco. Ma voi non siete coalizione, però c'è sempre questo problema. Allora eravamo coalizione. Sì, ci siamo. Relativamente. Relativamente. No, insomma, comunque. Quelli ci avevano fava e voi. Dopodiché, noi siamo o non siamo coalizione? Il punto a livello nazionale, per tornare alla domanda, noi siamo. Voi non siete coalizione. Noi siamo disponibili a discutere con tutti. Poi non è che esiste solo MDP, ci sono altre forze politiche con cui dialogheremo e siamo disponibili a farlo anche con loro. Se la linea di MDP e Sinistra Italiana è quella della Sicilia, cioè costruire una roba che non ha alcuna ambizione di governare il paese, perché non ce la fanno, perché senza il Partito Democratico non arriveranno mai, ovviamente, cioè, è difficile per la nostra coalizione arrivare al 40%, figuriamoci per un partito stimato al 2,5% dai sondaggi e un altro stimato più o meno uguale, intorno al 2%. Quindi senza alcuna ambizione a governare, col solo obiettivo di impedire che il Partito Democratico provi a vincere le elezioni, è ovvio che noi a quel punto saremo obbligati non a costruire una coalizione o comunque a limitarla, ma a cercare di rivolgerci direttamente ai loro e ai nostri elettori, come è accaduto in altri momenti della storia del paese. Ricordo la fine che fece la sinistra arcobaleno, stimata molto più alta di questa nei sondaggi, che poi prese l'1,5, insomma quant'era? Pochissimi voti e non entrò in Parlamento. Io spero ancora che loro vogliano discutere. Certo, se le risposte sono quelle di ieri, cioè dovete abbiurare sul Jobs Act, ma in nome di che? Ma non ha funzionato, lo dobbiamo spiegare ai 980.000 persone che hanno trovato un impiego. Il 70% sono precari. No, non è così. Il 70% sono a tempo indeterminato. L'ultima fase, dei rubinetti della decontribuzione. Sì, ma anche qui. Diciamo, vuol dire che non è il Jobs Act che Jobs funziona. Act sono gli sgravi contributivi. È quello il punto. È come si diceva sul referendum. No, ma è combinato disposto tra incentivi all'assunzione sui contratti a tempo indeterminato e riforma del mercato del lavoro. Come noi lo presentammo, il Jobs Act fu l'insieme di una serie di strumenti. Continuare a dire che il Jobs Act ha funzionato, secondo me, è una grave manipolazione. Questa è la sua dato di settembre, 326.000 nuovi posti di lavoro, dei quali 26.000 contratti a tempo indeterminato, 300.000 contratti a tempo determinato. A parte che segnalo che il fatto che ci siano contratti a tempo determinato invece che contratti co-pro come c'erano prima, non è uguale, perché hanno una platea di diritti maggiori di quelli, a cominciare la maternità, la malattia. Sempre precariato. Sempre precariato, ma con diritti diversi e meno precario di allora, e questo, se uno ha un contratto a tempo determinato e ha la maternità e la malattia che prima non aveva, a differenza a nostra che abbiamo maggiori tutele, se ne accorge la differenza. Ciò detto, quei contributi, cioè la decontribuzione, che era uno dei due pilastri su cui si reggeva il Jobs Act, non è che erano scontati, li abbiamo voluti noi, sono un merito di quei governi che ha prodotto quelle centinaia di migliaia di posti di lavoro in più. Mi devo scusare di quello? Non sono d'accordo. Possiamo discutere di tutto, ma non scusarci del fatto che in un paese in cui non si creava un posto di lavoro da anni ne abbiamo creati quasi 1 milione. Mi devo scusare di cos'altro? Di aver fatto delle leggi sinistre? Ma non si tratta comunque di chiedere scusa, si tratta di cambiare rotta. Questa è la richiesta. Non si tratta di chiedere scusa, ma di aggiustare delle politiche anche sul lavoro, visto che la precarietà appunto è una realtà, non è che ce la stiamo inventando. E allora forse si può ridiscutere però la fotografia dell'Italia di oggi è la fotografia di un'Italia meno precaria di quella che c'era 4 anni fa.
E questo è oggettivo. Non è così, non è così. Numeri alla mano è no, così. No, ma i numeri li ho dati adesso, a settembre, quello è il dato. Sì, cioè, quello è il dato di settembre. Se guardiamo Il Jobs Act era contratti a tutele crescenti. Se noi, quelli non se li fanno, guardiamo il dato di questi tre, ma li hanno fatti questi tre anni. No, purtroppo no. Sto minimo di posti di lavoro non esiste. Ma dentro ci sono i voucheristi, ci sono... No. Tant'è vero che... è aumentato il numero di occupati, siamo tornati al livello del 2008, ma è diminuito di 1 miliardo le ore lavorate. Sì, di 1 miliardo da un anno all'altro. Quel numero... Vuol dire che sono tutti contratti a tempo determinato. Ma non è così. Oh, sono dati Istat. Andiamo avanti. Dunque, no, ci sono tantissime domande dei nostri lettori. 150, ma anche di più a questo punto. Leggiamole tutte. Solamente da ieri, ma peggio dell'Ulivo, insomma. E, no, prima volevo chiederle... I lettori sono sempre benedetti. Prima volevo chiederle, che cos'è il Partito Democratico, visto lei è il presidente, sì. Che cos'è il Partito Democratico oggi e chi rappresenta? Il grande partito della sinistra italiana ed europea. Cioè è il soggetto principale intorno a cui si può costruire il centrosinistra in Italia, senza il quale c'è solo la destra. Questo siamo noi. È una forza politica che in questi 4 anni di legislatura ha fatto tante cose di sinistra che quelli che oggi ci criticano, quando hanno avuto lo scettro del governo in mano, non sono neanche avvicinati a fare, a cominciare dall'unione civile, dalle leggi importanti sul sociale come il dopo di noi, e come, cioè, decine di cose abbiamo fatto. Solo quello, di sinistra solo quello. Il codice antimafia abbiamo fatto. Sì, vabbè, di sinistra, quello insomma è una cosa giusta, sacrosanta. Perché l'ha fatto la sinistra e Grillo e la destra hanno votato contro, per dirgliene una, quindi è una grande legge di sinistra. Avrebbero fatto meglio. Vabbè, vi divido. Dunque, poi se vogliamo parlare anche le cose fatte, cioè abbiamo. No, voglio portare le slide. Facciamo quello delle cose fatte. Andiamo avanti. Giuseppe Sartorio scrive, sono un 50enne disilluso dalla sinistra italiana, ma è possibile che non si riesca a far prevalere il buon senso e il bene comune, candidando a premier, attenzione, il presidente Grasso, col consenso di tutto il Partito Democratico, Bersani, D'Alema e Pisapia. Sono pronto a scommettere tutto che vinceremo alla grande le elezioni e doneremo al Paese una legislatura di onestà e buon governo. Bella. Ma guarda, noi Grasso l'abbiamo candidato capolista del Partito Democratico nella mia regione, nel Lazio, la volta scorsa, e abbiamo fatto bene a farlo. Poi lo abbiamo sostenuto e proposto come presidente del Senato e abbiamo fatto bene a farlo. Dopodiché, siccome siamo un partito in cui le leadership non le scelgo io, Renzi, Giannini o gli elettori attraverso i messaggi che mandano su Repubblica, ma facciamo le primarie e le definiamo così, perché questo è uno dei... mi chiedete cos'è il Partito Democratico, anche questo è la sua scelta fondativa, cioè l'idea che le leadership non sono più quelle che derivano da un accordo tra correnti o tra la somma di veti tra questo o quel partito o dagli endorsement pubblici di pezzi di potere o di mondo dell'informazione, ma sono consegnate agli elettori del centrosinistra. Siccome questa è la nostra storia e ne siamo anche orgogliosi, perché è uno di quegli elementi che garantisce l'autonomia di un partito da tutti gli elementi di pressione politiche e non politiche che ci possono essere, noi li scegliamo così e l'abbiamo scelto. Quindi non è che noi possiamo fare una discussione di questo tipo. Qualora ci dovesse essere una grande coalizione che vuole fare, che vuole rimettere in discussione quelle scelte, non di partito ma di coalizione, ci sono gli strumenti anche per fare questo. Grasso ci starebbe da Dio, come ha detto Bersani. A far cosa? A fare il candidato premier del centrosinistra. Questa è l'opinione di Bersani che io evidentemente non condivido, se no avrei chiesto a Grasso di candidarsi alle primarie del Partito Democratico. Se lui fosse bravo da federarvi, come dice il nostro Giuseppe Sartorio. Ma non lo sceglie, ma anche qui non lo sceglie né, con il massimo rispetto, Giuseppe Sartorio né Pierluigi Bersani, lo scelgono gli elettori, tutti, perché il voto di un elettore, di un segretario di circolo del Partito Democratico, il voto di un ministro del Partito Democratico alle primarie valgono uguale. E uno vale uno. Noi, però davvero, non per finta come fanno loro, in questo caso davvero. E quindi in uno schema del genere noi abbiamo scelto il leader con le primarie a cui hanno partecipato 2 milioni di persone. Nessuno lo ha voluto sfidare perché le perdevano. Vero, questo è vero, oggettivo. Nessuno oggi chiede le primarie di coalizione perché probabilmente perderebbero anche quelle. Mm-hmm. Non possiamo accettare l'idea che questa discussione si svolga in questo modo. Quindi lo schema è quello di Franceschini, l'ha detto ieri in un'intervista al Corriere della Sera, dice facciamo come il centrodestra, ogni forza politica che compone questa metà del campo presenta il suo leader. Io ritengo... Poi chi vince esprimerà anche molto pragmatica così? No,
Io ritengo molto pragmatica l'intervista di Franceschini. Penso che però prima di arrivare a quello dobbiamo fare uno sforzo vero. Cioè uno come me, che era per tenere il consultellum e che non amava l'idea di ripristinare il modello delle coalizioni, nel momento in cui abbiamo fatto la scelta e l'abbiamo fatta, dobbiamo provare a farla davvero la coalizione. Cioè non è che possiamo andare solo con l'accordo elettorale, perché poi dobbiamo governare. Allora, prima di arrivare a quella che è una subordinata, dire, vabbè, di fronte alle destre proviamole tutte, cerchiamo di capire se si può fare una discussione. È chiaro, ogni volta lo diciamo, la risposta è no. Anche ieri le dichiarazioni di Bersani, Speranza, D'Alema sono, non se ne parla, ho letto addirittura il duo Montanari-Falcone, mi pare, quelli del Brancaccio, che hanno spiegato che dopo le elezioni bisogna guardare a Grillo e non al Partito Democratico, cioè la vera sinistra, quella presunta vera sinistra, vuole guardare dopo le elezioni a chi ha votato contro le unioni civili, a chi non vuole lo ius soli, a chi ha votato contro tutte le riforme, quelle appunto il codice antimafia, il dopo di unioni, eccetera, eccetera, pur di non parlare col PD, preferiscono quello. Siccome poi il mondo è rotondo, a forza di spostarsi a sinistra, ci si ritrova a braccetto con la destra, e mi pare che è quello che sta accadendo, o inconsapevolmente dandogli una mano, o consapevolmente. Allora, capiamoci, vogliamo provarci? Bene, se la risposta è quella, diciamo, di questi giorni... Allora va bene lo schema Franceschini. Ma no, secondo ognuno me... con il suo leader, e poi chi vince sarà premier. Vedremo qual è lo schema. Chi arriva prima sarà premier. Ma il premier poi in una democrazia parlamentare lo decide il Parlamento il giorno dopo, sì. È chiaro che però noi siamo dell'idea che un partito ha il dovere di presentarsi alle elezioni raccontando quello che vorrebbe fare, e quello che vorrebbe fare è anche incarnato da una leadership, noi certo. Ce l'abbiamo, abbiamo scelta a differenza di tutti gli altri democraticamente, e con quella andremo alle elezioni a chiedere i voti. Un'altra domanda, Faustino Tassotti, un po' la bomba H, butta lì. Personalmente non escludo che Renzi fra un po' decida di fare un repulisti verso i soggetti più critici della direzione, anche per mostrare all'elettorato del centrodestra moderato il taglio netto con una sinistra nonsense. Lei resterebbe con Renzi per un nuovo partito, un partito democratico senza riferimenti storici, dice, oppure no? Nel bunker. Ma non, è un'ipotesi che non esiste, che sarebbe sbagliata e nessuno vuole fare, nessuno persegue, credo l'abbiamo dimostrato. Cioè anche quest'idea dell'autoritarismo nella gestione, cioè noi siamo andati nella campagna elettorale decisiva di questa legislatura, quella del referendum, no? Come lei giustamente ricordava, è stato lo spartiacque della legislatura, con una parte del partito che ha fatto esplicitamente non la campagna contro, i comitati per il no contro la linea del Partito Democratico, autorizzata dal Partito Democratico. Perché noi riconoscemmo il diritto su una riforma costituzionale ad agire in dissenso. Nel momento in cui abbiamo perso quel referendum, l'allora minoranza del Partito Democratico, oggi variopinta leadership di un partitino, ci ha chiesto di convocare subito il congresso per ridiscutere la leadership. Lo abbiamo convocato e nel momento in cui lo abbiamo convocato se ne sono andati per non discutere con noi e non sfidare la leadership di Renzi in quel congresso. Cioè, non abbiamo alcuna voglia di repulisti, non abbiamo cacciato nessuno, siamo per accogliere tutti, il Partito Democratico tranne come quelli che non vogliono stare con voi, dice lei, no? Diciamo, stavano con noi, se ne sono andati, non è che li abbiamo buttati fuori. Il rischio di un'altra scissione, c'è secondo lei secondo o no? Secondo me no. C'è una minoranza sempre più in sofferenza dentro il partito. Non lo so, no? La minoranza... Orlando, aveva chiesto. Emiliano ha detto ieri ai nostri microfoni della radio non è necessario che sia Renzi il candidato. Anche qui, diciamo, la minoranza ha posto dei punti politici che unitariamente, anche facendo soffrire qualcuno come me, abbiamo raccolto. Perché abbiamo fatto una legge, come era richiesto, che prevedeva le coalizioni, abbiamo reinserito i collegi, almeno in parte, ovviamente abbiamo fatto una legge che non è perfetta, ma perché serviva la maggioranza per approvarla e quindi si fanno dei compromessi, non avendo noi numeri al Senato per approvarla da soli, e li abbiamo fatti. Quindi abbiamo raccolto, si era richiesto di fare una conferenza programmatica e l'abbiamo fatta. Non la teme. Cioè, sì, però io vorrei anche che questa discussione si chiudesse, perché noi siamo in campagna elettorale. Allora, lo dico a tutti, abbiamo raccolto, come ho appena spiegato, molti dei punti che venivano posti. Abbiamo, diciamo, aperto, abbiamo fatto una proposta vera, come ci veniva richiesto alle altre forze politiche, di discutere di un'ipotesi di coalizione. Dopodiché, quale che sia la coalizione, se il PD è debole, la coalizione perde.
Quindi tutti quanti, da Orlando a Franceschini a Emiliano, da qui alle elezioni, dovrebbero lavorare per rafforzare il Partito Democratico. Il 13 c'è la direzione, esatto, no? Il 13 c'è la direzione, ma come mai non c'è all'ordine del giorno una riflessione sul voto in Sicilia? Si deve parlare di vitalizi? No, c'è. Si no, deve no, parlare fatto di... Io, anche queste sono... Io ho fatto un ordine, l'ordine del giorno è prerogativa... Di campagna elettorale, del, ma si guarda avanti, no, non indietro. No, l'ho letto sui giornali, ma è una sciocchezza. Allora spieghiamo. L'ordine del giorno lo fa il Presidente, è una mia inappellabile prerogativa. E noi abbiamo messo analisi della situazione politica e del voto, quindi, cioè il post Sicilia, e poi i temi all'ordine del giorno e il dibattito parlamentare, cioè legge di stabilità, che è naturale che sia, legge sui vitalizi, perché sta di lì, cioè le questioni principali all'ordine del giorno, perché siccome siamo un partito e dobbiamo assumere delle decisioni importanti nelle prossime settimane, a cominciare da cosa mettiamo in legge di stabilità, da come approviamo il DDL Richetti sui vitalizi, eccetera, eccetera. Lo approvate quello? La richiesta che il PD farà al gruppo al perché il problema è che il PD no, però che anche resiste, qui, un pezzo di PD resiste. Infatti lei su questo coglie un sacrosanto punto politico. C'è un pezzo del gruppo, leggo sui giornali, diciamo, non abbiamo ancora fatto su questo una riunione, alcuni senatori sono perplessi rispetto a questo. Sposetti, uno a caso. Ugo è uno, ma ce ne sono a quanto pare. Sono lui il capofila di quelli che resistono. Io però credo che questa sia una questione difficilmente definibile, no, come questione di coscienza o eticamente no, sensibile. Certo. No, è un punto meramente politico. Eminentemente politico, sul cui un partito decide. Siccome c'è una discussione, evidentemente la facciamo negli organismi dirigenti, cioè nella direzione, assumiamo una posizione e io sarò tra quelli che diranno in direzione, non so cosa dirà Renzi, ma immagino più o meno la stessa cosa, approviamola così com'è, cioè portiamola in aula come uscita dalla Camera senza modifiche e approviamola. A quel punto si decide in direzione e quella è la posizione del PD. Su questo onestamente non possono esserci... sarebbe incomprensibile un voto in dissenso perché per l'appunto non è una questione eticamente sensibile, è una scelta politica. Altre due domande, una da parte di Giulio che si presenta così: sono un ex segretario del PC, presumo locale, se no magari è Occhetto che scrive sotto mentite spoglie, fino ad ora ho condiviso quasi tutte le posizioni di Renzi, però oggi dopo l'ennesima sconfitta non lo comprendo più, soprattutto quando dice io non mollo. Renzi dovrebbe commissionare un sondaggio tra gli elettori del centro-sinistra sulla sua persona e decidere poi nell'interesse del PD e non del PDR. Questa è più una considerazione che una domanda. Ma il PDR non esiste, anche qui è tutto, cioè noi non possiamo, lo dico ai nostri amici, compagni ed elettori, non facciamoci, cioè non subiamo il racconto che viene fatto di noi. C'è un grande partito che ha un gruppo dirigente che discute, appunto, basta sfogliare le pagine del giornale come prima faceva Giannini per vedere che non c'è solo Renzi, c'è una discussione financo eccessiva in alcuni passaggi. Abbiamo regole e modalità le più larghe e inclusive possibile per scegliere quelle leadership, appunto le primarie. Abbiamo perso le elezioni in Sicilia e nel 10° municipio di Roma, a Ostia, dove era largamente prevedibile che avremmo perso nei due casi per ragioni storiche e politiche, appunto abbiamo perso in Sicilia prendendo gli stessi voti della volta prima dopo la scissione, cioè noi abbiamo preso lo 0,4 in meno della volta precedente. Ora OMDP pesa lo 0,4, cosa che non credo perché ho rispetto della loro forza politica anche in Sicilia, oppure noi abbiamo sostanzialmente persino agganciato nuovi elettori rispetto a quelli che eravamo prima in quella regione. Questo dove è un po' come il 40% del referendum, è una lettura. No, perché questo è comoda. No, perché era affronto del PD col PD a elezioni regionali su elezioni regionali. Con alcune cose che sono accadute, lo ricordavate nel dibattito di ieri, tipo che i voti che mancano al PD, guarda caso, sono quelli di un noto esponente, il figlio di Franco, figlio genovese, esatto, sì, a cui noi rinunciamo volentieri, lo dico senza voler offendere nessuno. Quindi, diciamo, questa catastrofica sconfitta per il PD, lì non c'è. Certo, è una grave sconfitta politica perché perdiamo la regione Sicilia, che vincemmo di fronte a una destra già divisa. Semmai noi dobbiamo interrogarci lì su perché 5 anni di governo non sono riusciti a spostare gli equilibri della politica siciliana, come ahimè Bonucci non li ha spostati fin qui nel Milan, noi non siamo riusciti a spostare gli equilibri in Sicilia. E questo è un tema su cui riflettere. Però, Presidente, voi avete perso, oltre appunto a diversi comuni, alcune regioni, Ostia, eccetera, avete perso anche dei pezzi di cultura politica dentro il PD. Lei descrive un partito appunto inclusivo, aperto, eccetera. Però
C'è stata una scissione molto dolorosa, perché comunque lì si giudichi, sono andati via. Umanamente per me è dolorosissimo. Lei viene da quella costola lì, diciamo, no? Quindi da Lema, Bersani. Si è allontanato Prodi, che ha preso la sua tenda e l'ha portata non si sa più dove, con lui Parisi, cioè i padri fondatori dell'Ulivo. Adesso c'è Veltroni, anche lui diciamo, non si capisce bene in che posizione, ma è un altro, è il primo segretario del PD. Insomma, voglio dire, un pezzo d'anima questo partito lo ha smarrito, no? Ma guardi, ripeto, la scissione è stata umanamente, almeno per me, molto dolorosa, perché se ne sono andati dal mio partito e dal nostro partito persone con cui sono cresciuto. Vabbè, ma lasciamo stare i pari, anche Roberto Speranza, un fratello per me, abbiamo fatto tante battaglie insieme. Ma a me colpisce Prodi, capisce? A me colpisce Grasso, ultimo esempio. Arrivo anche a Prodi. Io ritengo che la scelta di quel pezzo più si... Prodi ha già una storia diversa dalla mia, una cultura politica differente, poi vengo a Prodi, però dico il pezzo mio, D'Alema, Bersani, Speranza, quella roba lì, se ne sono andati su una linea che è la negazione della loro storia e della loro cultura politica. Cioè D'Alema che fa il nuovo Corbyn fa un po' ridere da questo punto di vista, perché la storia e il profilo di D'Alema è l'opposto, fermo restando che io penso che Corbyn sia un leader che andrebbe studiato un po' di più di come viene raccontato nel... però il modo in cui invece viene... utilizzato a modello da questa presunta nuova sinistra è caricaturale e fanno la caricatura di se stessi, perché quelli che hanno fatto le liberalizzazioni, le privatizzazioni, che hanno fatto approvare il pareggio di bilancio in Costituzione, sì, è cambiata la fase, ma loro sono quelli. Quindi diciamo, oggi si mettono sulla linea della costruzione una sinistra di testimonianza senza ambizione di governo, quando la loro storia era l'opposto. Io ero d'Alemiano perché D'Alema andava a fare a capocciate con i girotondi. Oggi me lo ritrovo a fare i girotondi con Flores d'Arcais. Non sono io che ho cambiato, non sono io che ho smarrito la mia cultura politica, è lui. E Prodi? Prodi ha chiesto di non essere tirato nel dibattito politico, ha detto di non voler esercitare un ruolo. Io credo che questo sia un peccato, l'ho detto in tante occasioni, penso che il Partito Democratico sia casa sua. Penso che noi, proprio perché ci chiamiamo Partito Democratico e perché Veltroni e Prodi l'hanno voluto, fondato così e pensato così, cioè con le primarie, col coinvolgimento, noi abbiamo il dovere anche di dirci quando non siamo d'accordo e quando le cose non vanno come dovrebbero, se uno ritiene che non vadano come devono, e però dobbiamo farlo dentro il PD e discutendo. Quindi io rinnovo a tutti l'appello a smontare le tende e venire a discutere e a dare una mano, perché in un momento in cui c'è bisogno di tutti, noi abbiamo bisogno di Prodi, di Veltroni, di tutti quanti, però non possiamo neanche trasformare il Partito Democratico in quello che loro non volevano, cioè un luogo in cui le decisioni, le scelte e la politica la fa il caminetto dei leader vecchi e nuovi, o con cui le scelte sono la derivante del potere di condizionamento. Capito, io ho un'ultima curiosità, Laura, al volo, mi manca solo Gentiloni, perché non abbiamo parlato di Gentiloni, che invece sarebbe il Presidente del Consiglio in carica, diciamo è anche uno per il dopo, si è detto in questi giorni, lui oggi alla stampa dice no, io non tradirò mai Renzi, però ieri insomma anche Rosato ha detto potrebbe essere anche lui il futuro Premier del centro-sinistra. Ma io credo che centro-sinistra. Ripeto, noi abbiamo scelto tutti insieme, in milioni di persone, che il nostro candidato Premier deve essere il segretario del Partito Democratico. Ripeto, questo è un elemento fondativo, cioè non è la difesa di Renzi, è la difesa del progetto originario del PD che vogliono Veltroni e Prodi. Gentiloni non è l'uomo. No, Gentiloni è in una situazione difficile, è stato chiamato a svolgere una funzione, però io segnalo un elemento, cioè la coincidenza del ruolo di segretario con quella di Premier ha consentito al governo, in questo caso guidato da Renzi, di avere una tale forza. Poi decidiamo come, possiamo discutere su come l'ha usata, però obiettivamente era un governo forte in Europa, forte in Italia, che sapeva, diciamo, ha saputo mettere in campo un processo di riforme poderoso. Un governo forte ma un partito debole?
Nel senso, questa doppia, no, senso questa che, doppia carica non ha indebolito il partito? Ma secondo me assolutamente no, nel senso che non è che prima, cioè quando le due cose non hanno coinciso, non è che ci siano mai stati partiti fortissimi e governi fortissimi, sono sempre finite male. Quell'elemento ha garantito stabilità al governo, capacità di fare riforme che non si facevano, non si erano mai fatte, e anche forza al Partito Democratico. Nel momento in cui si rompe quel rapporto, oggettivamente noi abbiamo vissuto una stagione in cui, nonostante lo straordinario lavoro di Gentiloni, la percezione di forza del paese, non per responsabilità di Gentiloni, ma per ragioni oggettive, è stata più fragile. Cioè noi abbiamo avuto un paese più debole e obiettivamente un governo che ha dovuto portare a termine una legislatura, perché così abbiamo deciso e così ha anche chiesto il Presidente della Repubblica, ma che ovviamente ha avuto meno forza, perché quella coincidenza era la ragione della forza del governo. Io non ci voglio rinunciare a quella forza, non voglio tornare a un meccanismo in cui diciamo devo discutere le leadership con subendo veti di partiti del 2%, perché lo ritengo irrispettoso nei confronti degli elettori del centrosinistra. Facciamo una coalizione, discutiamo con tutti, qualora si riesca a fare, ci sono anche appunto le modalità partecipative per definire le leadership, e però cioè, proviamo a farla sul serio. Noi intanto andiamo, mettiamoci in campagna elettorale e cerchiamo di recuperare consenso al Partito Democratico. L'ultimissima cosa, perché i più fragili non si sentono rappresentati molto spesso dalle forze cosiddette progressiste, e quindi lei qui per questo, dal Partito Democratico? Ma cos'è? A Ostia. Parliamo del decimo municipio di Roma, Casa Pound ha preso il 9%, facendo sì, una campagna ovviamente molto molto furba, no, è andata però, a distribuire però su pacchi. Casa Pound, a Ostia bisogna stare attenti cibo, a raccontarla per com'è e come coraggiosamente il vostro giornale ha fatto, unico grazie alle cose che ha scritto e ha detto Federica Angeli. Cioè lì c'è stato un accordo tra Casa Pound e gli Spada, che sono il clan che regna a Ostia, facevano le manifestazioni insieme, organizzavano iniziative in cui Roberto Spada, il capo famiglia, e il candidato di Casa Pound, a braccetto fotografati, lavoravano insieme, e questo ha prodotto un esito elettorale. Non è che fanno welfare, fanno accordi con gente con cui io non mi siederei nemmeno. Fanno anche welfare, però. Fanno anche welfare, non discuto, ma non è questo l'elemento che porta al 9% Casa Pound, è il modo in cui hanno preso quei voti. E le persone che e io invito tutti a fare quello che ha fatto Repubblica, raccontarlo, indagarlo e spero che non lo facciano sui giornali, perché lì secondo me è accaduto qualcosa di molto pericoloso, che ha una radice nella storia di questa città, in cui destra estrema e alcuni poteri non certo raccomandabili della città spesso hanno camminato a braccetto, e temo sia successo pure lì. Dopodiché, che il centrosinistra in questo paese negli ultimi 20 anni, non negli ultimi 3, abbia fatto una grande fatica a rappresentare la parte più debole del paese, è il grande tema e la grande questioni. Ha detto pure Renzi ieri sera questo. Ma ha ragione, ma è una però, cosa su cui e che noi che abbiamo intercettato solo in una fase, quella del 40%, perché in qualche modo probabilmente eravamo stati percepiti come un elemento di rottura di un sistema molto, molto chiuso e molto oligarchico di questo paese. Io credo che questa è la grande sfida che la sinistra deve affrontare. Penso che la si risolva però rimettendo al centro la politica, cioè o tu guidi e costruisci il futuro, non ti limiti a sterilizzarne i rischi, cioè guardi al domani non per evitare il rischio ma per disegnare il futuro, e quindi rimetti al centro gli strumenti della politica, lo Stato in economia, i partiti luoghi di organizzazione. Noi abbiamo finito, però oppure io non ce la mi scappa un'ultimissima cosa perché mi ero dimenticato, invece bella, è importante. Sicuramente. Non lo so se è la più bella, però è importante, abbiamo parlato di poteri forti, voi avete incassato una sconfitta alla fine, possiamo dirlo, sulla Banca d'Italia, perché se fosse dipeso da voi non avreste riconfermato Ignazio Visco governatore. Ho la sensazione però che in commissione parlamentare d'inchiesta, dove stanno emergendo cose anche inquietanti sul coordinamento, diciamo così, e dove tra le sono vigilanze, onorato di essere il capogruppo del PD, ecco per l'appunto, voi continuate a dare battaglia con quale obiettivo? Cioè voi volete dimostrare che Visco è comunque inadeguato, lo volete buttare giù? No. Visco in ogni caso? Noi non avremmo confermato Visco per ragioni di merito che abbiamo spiegato.
Adesso però? Visco è governatore della Banca d'Italia. No, in bocca al lupo, buon lavoro e speriamo svolga meglio di come l'ha fatto nel precedente mandato il suo compito. Ma non è che questo, diciamo, pone una pietra tombale sul merito delle questioni. Visco sostiene di non di aver fatto tutto al meglio e sono certo e spero riesca a dimostrarlo. Noi stiamo facendo però un lavoro diverso, quello di cercare di capire cosa non ha funzionato in questi anni. E non è che stiamo mettendo sotto inchiesta Banca Italia, stiamo mettendo sotto inchiesta, come da mandato della legge, tutto il sistema, diciamo. A cominciare dall'operato dei governi, degli organismi di vigilanza, dei manager delle banche, stanno emergendo delle cose. Ho letto un suo articolo l'altro giorno in cui riconosce, non condividevo la premessa, ma nella seconda parte... La premessa era quella in cui dicevo che non votato, è Renzi che ha titolo per dire quelle cose. Sa come si fa con le emozioni in Parlamento? Avrei chiesto il voto per parti separate, non avrei votato a favore della premessa, ma sì del dispositivo finale. Cioè che stanno emergendo alcune cose che noi temevamo esserci state, cioè porte girevoli tra... vigilante e vigilato, cioè dirigenti di Banca Italia che prima stanno in Banca Italia e poi vanno a lavorare nelle banche che avrebbero dovuto vigilare, con casi eclatanti tipo il capo della segreteria dell'allora governatore Draghi, ma è un sistema molto diffuso. Abbiamo chiesto a Banca Italia il quadro complessivo, perché se solo nella Popolare di Vicenza ne abbiamo beccati 7, figuriamoci che c'è nel sistema italiano. Discrepanza di racconto su quanto accaduto tra Banca Italia e Consob. Noi domani faremo un confronto all'americana, sarà interessante, perché quando abbiamo dito Banca Italia e Consob ci hanno detto cose leggermente differenti e quindi li mettiamo a confronto per capire chi dei due è sbagliato. Ma se alla fine non vi avranno convinto, che succede alla Banca d'Italia? Visco può rimanere al suo posto? Visco, se non ha fatto nulla, no, però se viene fuori che la Banca d'Italia non ha controllato come doveva. Ma il tema adesso non è far venire fuori, è far venire fuori la verità su tutto, dal Monte dei Paschi, partendo dall'acquisto di Antonveneta in poi, da Etruria, per capire cosa è successo. Magari anche la Boschi, l'ha convocata la Boschi? Questo lo decide il presidente della commissione. Ma secondo lei andrebbe convocata la Boschi? Guardi, quando arriviamo a Etruria valutiamo. Per me non c'è problema a convocare chiunque, l'abbiamo detto subito. Tutto quello che serve a produrre la verità va fatto in quella commissione, rapidamente, perché ahimè abbiamo poco tempo, però come si dimostra, se dice non avrebbe mai fatto nulla, già abbiamo trovato le porte girevoli, già abbiamo trovato le discrepanze tra Consob e Banca Italia, già abbiamo scoperto adesso che ci sono gli scavalcati, cioè quelli che volevano vendere le azioni e non gliele hanno fatte vendere prima che crollassero e poi invece a qualcun altro l'hanno fatto vendere. Pensi che noi abbiamo chiesto su Vicenza, adesso vediamo se ce li devono dare per forza, i dati di tutti quelli che hanno venduto le azioni subito prima che crollasse il titolo. Credo che anche da questo scopriremo un disegno carino di quello che è inquietante, di quello che è questo paese. Cioè l'obiettivo di quella commissione è trovare le ragioni anche per correggerle. Per stare a un esempio delle porte girevoli, è chiaro che forse bisogna cambiare la normativa per rendere più difficile l'uso di queste porte girevoli. Se non avessimo fatto la commissione d'inchiesta non l'avremmo scoperto e non l'avremmo saputo. Oggi noi alla fine di questo lavoro saremo in grado di affidare al paese e al Parlamento una serie di cose da fare per evitare che ci siano altre crisi in futuro. Vedremo. Va bene. Grazie. Buon lavoro allora. So che ci seguirete con la dovuta con molta attenzione. Grazie al presidente Matteo Orfini, Massimo Giannini, a tutti voi che ci avete seguiti. Buona giornata.